Il tradimento nell'antica Roma. Le dinamiche matrimoniali, oggi sempre più influenzate dalle tentazioni di relazioni extraconiugali propiziate da internet e dai social network, ritrovano sorprendenti paralleli nell'antica società romana. In quel contesto, amori clandestini, tradimenti, scandali e divorzi erano così diffusi da far convergere passato e presente in uno spazio senza confini. L'amore rivestiva un ruolo significativo nell'antica Roma. Le relazioni al di fuori del vincolo matrimoniale erano comuni, anche considerando la leggenda dell'origine di Roma. La città fu miticamente fondata dall'amore impossibile tra il dio Marte e Rea Silvia, legata al culto di Vesta, da cui nacquero Romolo e Remo, il primo dei quali fondò la capitale dell'impero romano sulle rive del Tevere. Sebbene mitologico, questo aneddoto riflette il modo in cui gli antichi romani usavano leggende per giustificare i propri affari amorosi. Nei tempi antichi della Roma Regia e della Roma Repubblicana, le relazioni extramatrimoniali erano fortemente contrastate dallo Stato. I difensori della Respubblica guardavano con sospetto la potenza seducente di Venere, cercando di separare l'amore dalla sensualità. Il sesso era accettato come normale, ma Venere incarnava una doppia natura, con forze sessuali oscure e insondabili. Per attenuarne l'influenza, i romani consideravano il matrimonio come un accordo giuridico necessario per la continuità della stirpe e la stabilità dello Stato. Questa prospettiva, tuttavia, contrastava con l'atteggiamento del popolo romano. Catone, in tarda età, espresse rimpianto per soli tre avvenimenti della sua vita, tre a cui aver confidato un segreto alla moglie. Metello il Numidico affrontò il tema del matrimonio con cinismo, suggerendo che senza moglie si potrebbe evitare quella noia. Ma è Plauto, attraverso una commedia, a mettere in discussione il matrimonio, descrivendolo come un evento che portò piacere al marito solo una volta, in maniera ironica. In realtà, nell'antica Roma, il matrimonio era spesso un accordo politico, un patto fra famiglie, non necessariamente caratterizzato da passione, ma piuttosto da una convivenza tranquilla tra coniugi. La passione doveva essere nascosta soprattutto alla moglie, mentre gli uomini potevano liberamente cercarla con schiavi o prostitute. Mentre alla moglie era richiesta fedeltà per preservare la purezza del lignaggio, lo stesso non era richiesto al marito. Questo dimostra come, durante la Roma repubblicana, la parità di genere fosse ancora lontana dall'essere realtà. Verso la fine della Repubblica Romana emerse una netta divisione. Da un lato persistevano i conservatori del Mos Maiorum, fedeli ai rigidi principi che da tempi antichi avevano regolato i rapporti tra uomini e donne. Dall'altro si assisteva all'evoluzione di Roma in una metropoli cosmopolita, accogliente verso usanze e costumi provenienti da diverse parti del mondo, aprendosi a passioni e sensualità sfrenate. Le donne iniziarono a rivendicare il loro diritto all'amore libero, avvicinandosi, seppur non completamente, al ruolo degli uomini. Questa evoluzione scosse profondamente gli osservanti tradizionalisti, preoccupati per la possibile sconvolgimento dell'ordine stabilito, curiosamente più inclini ad accettare e tollerare l'omosessualità piuttosto che la libertà amorosa e sessuale delle donne. Esaminando alcuni degli adulteri e tradimenti più celebri nell'antica storia di Roma, che causarono scandali di notevole rilevanza, si può comprendere la confusione dominante nella città eterna, agitata da vicende amorose e sessuali. Un esempio è Cornelio Silla, il celebre dittatore noto per il suo libertinaggio e che cedette al fascino della giovane Valeria, che si avvicinò in modo provocante. Gli storici riportano come Valeria, divorziata da poco, durante uno spettacolo, riuscì a attirare l'attenzione del dittatore. Facendo finta di spostarsi tra il pubblico, Valeria strappò una frangia dalla veste di Silla in modo audace, lasciando il pubblico sconcertato. Sorpreso più che arrabbiato,
Silla, affascinato dalla sua audacia, divorziò dalla moglie per sposare la donna che lo aveva così sfidato pubblicamente, nonostante la grande differenza d'età tra i due. Questi episodi, enfatizzati dagli storici, riflettevano i mutamenti nei costumi della Repubblica. Le donne, lontane dall'esempio rigoroso di Lucrezia, che si era addirittura uccisa dopo essere stata violentata da Re Tarquinio, cominciavano a reclamare il diritto all'amore. Esponenti della Venere romana cercavano di gestire liberamente la propria femminilità, prendendo, quando possibile, anche le redini del potere, avvalendosi dell'uso frequente del divorzio per stringere o rompere alleanze. Un esempio emblematico è quello del generale Gneo Pompeo, costretto da Silla a divorziare dalla prima moglie Antistia per sposare Emilia, figliastra del dittatore e all'epoca già sposata e incinta. In seguito, alla morte di Emilia durante il parto, Pompeo dovette divorziare anche dalla terza moglie Mucia, poiché i pettegolezzi sui suoi tradimenti avevano raggiunto l'orecchio del generale, persino in Oriente. Si dice che tra i numerosi amanti di Mucia vi fosse anche Caio Giulio Cesare, il quale già allora cominciava a guadagnarsi la fama di irresistibile conquistatore di donne. Questi episodi non furono isolati, come dimostra il caso dell'imperatore romano Ottaviano Augusto. Egli, travolto dalla passione per Livia, la sposò dopo un divorzio concordato con il marito Tiberio Claudio Nerone. C'era addirittura voce che Livia fosse incinta di Druso al momento delle nozze. Le voci maligne arrivarono a sostenere che il povero marito fosse stato testimone del primo incontro tra Ottaviano e Livia durante un banchetto. Un nome che risalta particolarmente quando si parla di amori illeciti e relazioni extraconiugali è quello di Giulio Cesare, definito il marito di tutte le mogli, la moglie di tutti i mariti. La lista delle sue amanti, registrata dagli storici, è estesa, ma la più significativa fu Servilia, madre di Bruto e sorellastra di Catone. La relazione divenne pubblica quando Cesare, senza scrupoli, fece leggere al fratellastro di Servilia, Catone, una lettera appassionata inviatagli da lei durante una sessione del Senato. Cesare lo fece per discolparsi dall'accusa di aver ricevuto messaggi dai complici della congiura di Catilina, argomento in discussione al Senato. Sebbene la relazione durasse anni, si trasformò in un'amicizia salda, anche se si disse che fosse alimentata anche dalle avventure fra Cesare e la figlia più giovane di Servilia. Ma le avventure amorose di Cesare non si fermarono qui e raggiunsero una celebrità storica. Tra le sue numerose amanti, romane o straniere, la più celebre fu Cleopatra. Usata dal dittatore per ampliare il potere di Roma, cercò a sua volta di ripagare lo stesso, tradendolo. Secondo alcuni storici, Cesarione non era figlio di Cesare, ma di Marco Antonio, con cui Cleopatra aveva stretto una relazione sin dai tempi in cui era ospite a Roma. Tuttavia, lo scandalo che scosse la Roma repubblicana coinvolse Clodio Pulcro e la seconda moglie di Cesare, Pompea. Clodio, durante le festività della Bona Dea, una divinità femminile protettrice della fertilità, si introdusse nella casa di Cesare, dove si svolgevano cerimonie rigorosamente vietate agli uomini. Vestito da suonatrice, si nascose aspettando Pompea. Poiché Pompea tardava, probabilmente trattenuta dalla cerimonia, Clodio uscì dal suo nascondiglio e iniziò a cercarla per la casa. Sfortunatamente, incontrò una serva che lo interrogò sulla sua presenza. Tradito dalla voce, cercò di fuggire, ma venne scoperto sotto il letto della giovane serva che lo aveva fatto entrare. La madre di Cesare, Aurelia, divulgò l'accaduto e lo scandalo fu in bocca a tutti già dalla mattina seguente. Cesare, agendo con saggezza, divorziò da Pompea senza approfondire il fatto, semplicemente affermando che la moglie di Cesare doveva essere al di sopra di ogni sospetto. Questo atteggiamento astuto gli garantì il sostegno politico di Clodio, dando impulso alla sua carriera politica. A volte gli affari amorosi
non venivano risolti con saggezza, portando invece a tragiche o delittuose conclusioni, come nel caso di Catilina. Quest'ultimo, noto per un precedente amore scandaloso con la vestale Fulvia, obbligata dalla sua carica a mantenere la verginità, fu travolto da una passione incontrollabile per la giovane Aurelia Orestilla, come descritto da Sallustio in modo sensazionalistico. Secondo il resoconto dello storico, che sembrava intenzionato a macchiare la reputazione di Catilina, Orestilla avrebbe richiesto, come condizione per il matrimonio, l'assassinio del figlio che Catilina aveva avuto da un precedente matrimonio, non volendo entrare in una casa in cui si evidenziassero tracce di un'altra donna. Sallustio stesso fu coinvolto in una storia d'amore. Inizialmente sposato con Terenzia, già ex moglie di Cicerone, fu sorpreso in un adulterio con la moglie di Milone, il tribuno che in seguito assassinò Clodio. Anche Cicerone, dopo il divorzio da Terenzia, fu oggetto di scandalo per una relazione con una giovane donna, Publilia, di cui era tutore. Le voci maligne romane affermavano che Cicerone avesse sposato Publilia solo per accaparrarsi la sua eredità, suggerendo persino che non avesse mai smesso di amare sua figlia Tullia con un affetto non propriamente paterno. Il legame tra amore e denaro fu sempre presente nella storia matrimoniale dell'antica Roma. Un episodio che sembrerebbe tratto da una telenovela coinvolse Ortensio e l'amico Catone, che scambiarono più volte la stessa donna. Ortensio, preoccupato di morire senza eredi, chiese a Catone di avere figli dalla moglie di quest'ultimo, Marcia. Catone accettò, convinto che avere figli fosse un dovere verso lo Stato, divorziando così dalla propria moglie per darla in sposa a Ortensio. Alla morte di Ortensio, Marcia tornò da Catone, alimentando voci secondo cui questo scambio era stato fatto per interessi patrimoniali, facendo così parte del patrimonio di Catone al ritorno di sua moglie. Anche la celebre Clodia, un tempo amante del poeta Catullo, divenne protagonista di uno scandalo notevole in cui affari di letto e denaro si intrecciarono. Tutto Roma fu coinvolta nel processo contro Celio Rufo, amante di Clodia e difeso da Cicerone. Celio era accusato di aver ucciso membri di una delegazione straniera usando i fondi di Clodia e di aver tentato di avvelenarla per non restituirle il denaro. L'arringa di Cicerone dipinse una Clodia responsabile di complotti e persino dell'avvelenamento del marito. Il processo rivelò una Clodia che, sebbene giudicata severamente, sembrava più colpevole di aver avuto troppi amanti, desiderosa di vivere il suo amore in totale libertà, provocando l'odio dei conservatori legati a un'etica morale ormai scomparsa. Questi furono solo alcuni degli amori che agitarono la Repubblica Romana, oscurati persino da un impero ancora più dissoluto e corrotto. Figure femminili come Messalina o Agrippina furono dipinte come degeneri. Nei secoli imperiali ogni principio morale sembrò sottomettersi a una licenziosità incontrollata, una trasformazione difficile da attribuire a un popolo che un tempo cercava di basare leggi e costumi sulla moralità e sul diritto. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.